Rapporto numero uno. La verità è là fuori, forse. Nonostante una certa incredulità di base, compresa la mia, solo poche ore fa è stata fondata l'AISCOM, una nuova agenzia investigativa finanziata dalle Nazioni Unite. Anche se al momento il finanziamento è veramente scarso, ci pagano giusto la benzina per gli spostamenti. L'obiettivo dell'AISCOM è investigare su tutte le attività sovrannaturali che di recente si sono verificate in almeno mezzo mondo. Al momento la situazione è tranquilla, ma in ogni caso teniamo sotto d'occhio Roberto Giacobbo, se ha delle novità. Per contrastare l'emergenza è stata creata una base sotterranea svizzera, che essendo però ancora in costruzione ha qualche difetto da risolvere. Abbiamo già avuto qualche problema col nome. Quello ufficiale, CERN, in realtà è sbagliato, perché all'inizio aveva due lettere in più, Cernia, ma per oscure ragioni è cambiato. Cominciamo bene. Poco tempo dopo essermi insediato alle base, ovviamente nell'ufficio più vicino alla cafeteria, arrivò la prima segnalazione e subito furono inviati due agenti sul posto, a bordo della nostra automobile di servizio, la Namaskar, comprata a una svendita di auto della polizia di New York. Non ha niente di speciale rispetto ad altre vetture, ma un nome fico. Il luogo dell'emergenza era l'arcipelago di Samoa, dove alcune persone stavano creando confusione tra gli isolani. Il luogo dell'arrivo era nei pressi di alcuni cottage di legno, in mezzo ad una spiaggia cristallina che dava su un mare color smeraldo e con centinaia di donne in bikini. Già, un brutto posto come prima missione. A differenza dei locali, l'accoglienza dei nostri agenti è stata tutt'altro che calorosa. Armati di mitragliette e macete, si sono resi molti pericolosi e agguerriti, come quando uno di loro tentò di sorprendere uno dei nostri saltando giù dal tetto. Morì con una caviglia slogata. Che brutto modo di morire. Anche il nostro secondo agente prese la sua buona dose di tensione, quando subì gli attacchi di un sospetto armato di macete. Ma non essendo messicano, le ferite del suo aggressore non furono molto gravi, e il suo compare riuscì a portarlo fuori dalla zona pericolo. Considerando che era la nostra prima missione, tutto sommato è andata bene. Qui da Nicola Bivio è tutto. Alla prossima. Namaste, io sono Ace Brave e bentornati ad un altro episodio di XCOM Files. Grazie a Nicola Bivio per il rapporto su cosa è successo nel primo episodio ed eccoci qua, e vediamo anche di rimettere un po' la musica così possiamo ritornare con un po' di musica di sottofondo del gioco e riprendiamo insomma da dove eravamo rimasti. Come vedete ho fatto un po' di personalizzazione per quanto riguarda loro, tra l'altro anche queste macchine posso chiamarle, come giustamente ha detto la Namaskar, potrebbe ritornare. Bellissimo questa cosa del diario con tutte quante le prestazioni che vengono fatti per singoli personaggi, quindi cercheremo di fare il nostro meglio, e qua vedete anche i punti guadagnati dai nostri ragazzi. Ho aggiornato la mod è stata aggiornata, non credo sia qua, ma sia nel menu principale in realtà, alla 0.9.5, e pian piano sta migliorando sempre di più, e nella 0.9.5 hanno implementato un po' della mia traduzione, quei due righe che ho scritto, quindi troverete qualcosina di nuovo scritto in italiano. Infatti se andiamo sotto un attimo il manuale da campo, vedete che è sempre scritto mitragliatrici, cannoni, fucili da caccia, insomma alcune delle parole che ho tradotto io fondamentalmente per cercare di sistemare il tutto, e vedete un po' diverso dal solito. Che cos'è che hanno aggiunto? Hanno aggiunto anche, le vedremo qua un attimo, da qualche parte sono qui, hanno aggiunto queste, cioè gli attacchi disarmati e colpi di karate, cose del genere, e come vedete sono tradotti già in italiano dal sottoscritto, li ho tradotti io e sono stati già implementati nella mod, e quindi se volete contribuire alla traduzione di questo gioco fatemelo sapere, perché possiamo organizzarci sul server Discord che trovate sempre qua sotto in descrizione, e se no ci sono tutti quanti i ragazzi della famiglia Antani che vi scriveranno nei commenti. Scrivete tanti commenti perché mi piace sapere, avere il vostro feedback su tutto quanto. Qui abbiamo appunto l'attacco disarmato, se abbiamo una muta, se abbiamo il vestito, cioè il vestito semplice, lo smoking, chiamiamolo così. Se siamo con la muta da sub, che è il teppista, cosa fa? Se fa più forte, è più forte o più debole? Se è leggermente più forte, ad esempio il colpo di karate ha un'accuratezza migliorata ma fa meno danni, eccetera eccetera, con le varie altre cose. Quindi queste le abbiamo già viste. Altre cose nuove, se non sbaglio ci sono le strutture delle basi, sono sempre le stesse. La forma di vita aliena, che in realtà non sono alieni ma alcune cose tradotte, vedete guardia del corpo e cose del genere. Abbiamo delle telecamere di sicurezza che a quanto pare troveremo più avanti, e tra l'altro ciascuna di queste possiamo vedere gli stats da nerd, e quindi questa è una cosa. La versione femminile del contadino, giustamente la contadina. E poi che cosa abbiamo? Abbiamo il poliziotto femmina, giustamente, che è stata aggiunta anche lei. E poi ci sono un sacco di altre cose, insomma qua vedete alcune delle cose che ho tradotto. C'è una nuova cosa per l'hooligan, che se non sbaglio era fatto diversamente rispetto a questo.
E poi che cosa abbiamo ancora? Nient'altro credo di aggiunta per l'ufopedia, ma vedrete più avanti da altre parti altre aggiunte interessanti. Allora, in questo momento abbiamo in rifornimento la macchina 1 e in avanzata verso la missione. Tra l'altro, se non sbaglio, questa è una missione di forma di vita strana, come ho tradotto io. In realtà possiamo anche tradurla in un'altra maniera, e c'è la piena libertà di farlo. Preso di mira dalla public car, e questo appunto è. Dobbiamo capire cosa è successo in questa allerta ambientale, come viene chiamata questa missione. Nel frattempo, magari aspettiamo di avere la public car 1, perfetto. Quindi andiamo pure a sistemarla un secondo, cliccando qua. Se non sbaglio, posso chiamarla la Namaskar. Così abbiamo la nostra prima macchina e dobbiamo togliere Karl Skugga. Grazie per il tuo servizio e vediamo di prendere Agente Schiaffi e Alexander Bjornsson per equipaggiarli. Ci mettiamo come armi, eravamo già a posto per quanto riguarda la Colt, la Beretta, sì, tutto il resto era anche abbastanza buono. Tra l'altro voi avete bisogno della faccia e se non mi ricordo male l'agente Schiaffi ha la faccia di Keegan. Non so neanche se gliel'ho messa. No, ok, ecco qua la sua faccia. E il signor Alexander Bjornsson ha la faccia di Bruce, come mi ha giustamente scritto, ed è la versione di Guile, quella normale, insomma, conosciutissima. Poi vedremo anche di metterli in qualcos'altro. Tra l'altro, altre traduzioni che ho fatto, estintore, insomma, altre cose, metteremo in minuscolo stimolante, come è scritto qua, magari in un'altra maniera. E poi, ovviamente, tutte le cose da tradurre possiamo tradurle insieme. Direi che siamo pronti a partire. Direi proprio di sì. Il pilota sarà l'agente Schiaffi, o Sberla magari anche. E vediamo di mandarlo. Dov'è che voglio andare? C'è una. Abbiamo altre missioni in giro? Sì, abbiamo. Cioè, tra l'altro, c'è un tasto per vedere anche le cose da fare. Qua c'è un bersaglio UFO. Proviamo ad andare verso di là, anche se dubito che riusciremo a fare qualcosa. Intanto mandiamo questi due e vediamo che cosa riusciamo a fare. Andiamo pure avanti di 5 minuti in 5 minuti. Ok, abbiamo già perso una traccia d'UFO, quindi tu ritorna pure alla base. E vabbè, abbiamo la macchina pronta intanto per fare qualcos'altro. Qua magari cerchiamo una missione di giorno o andiamo di notte? No, andiamo di notte, che magari con gli anima con queste forme di vita strane riusciamo a beccare qualcosa. Anche perché siamo nel circolo polare artico, la vedo un po' dura cercare di fare una missione di notte perché è tipo 6 mesi di buio. Iniziamo pure la missione. Quindi dobbiamo capire cosa succede. Abbiamo Honey e abbiamo Alessandro Sforza. Allora, come kit, tra l'altro, con F5 sì, ci sono i kit da poter salvare. Quindi vediamo di creare un po' di kit. Beh, tu con la beretta qua vai anche benissimo. E tu avevi il fucile, quindi in realtà siete già equipaggiati come volevo. Quindi tu hai il fucile a pompa con questo da lanciare subito. Quindi tu. Allora, intanto salviamo questo e lo mettiamo qua e mettiamo pistola notte. Così abbiamo un equipaggiamento con la pistola e di notte. E poi avremo la versione di giorno. E magari ci aggiungiamo lo stimolante e ci aggiungiamo il painkiller, che tanto hai un sacco di spazio per tenerlo. E invece Honey, anzi, dovresti fare il contrario. Vabbè, salviamo questo equipaggiamento. Questo equipaggiamento sarà il nostro fucile notte. Però a te diamo la pistola e a te diamo il fucile. Così ho fatto direttamente lo scambio e come peso ci siamo. Magari tu ti prendi uno stimolante dovesse servirti, tu ti prendi lo stimolante e il painkiller. Ok. E per il resto direi che sei abbastanza a posto. Snubnose, dubito che troveremo qualcosa da stunnare, quindi vediamo di partire. Allora andiamo di qua un attimo. Lanciamo un flare da questa parte. Tra l'altro c'è anche. Cosa ho visto? Premendo spazio abbiamo la visione notturna. E qua invece vediamo qualcosa. Cos'è questa cosa? Un mietitore? Aia. La vedo molto brutta. Honey, vieni qua dietro. Mi sa che dovremmo scappare. Mi sa che dovremmo scappare. Tu prova a girarti un attimo di qua, Alessandro.
e lancia un flare da questa parte, che ci manca solo uno qua sopra. Ok, ce n'è uno solo da questa parte. Proviamo a aspettare un turno. Sono due. Aiuto, aiuto, aiuto. Sono due mititori, uno è qua e uno neanche lo vedo in questo momento. Proviamo a sparare? No, 16 vuol dire che posso fare un tiro. Troppo lontano col fucile. Proviamo con la pistolina? Uno è qua e uno è qua. Quanto danno gli sto facendo? Allora, mancato, mancato, questi sono mancato, mancato, colpito ma zero danni, mancato e colpito e ho fatto danni con Honey. Questo è mancato, infatti viene la freccina. Questo è colpito, ok, gli ho fatto un po' di danno. Aspettiamo ancora un turno? Sa che devo andare via però, è ancora troppo tosto. Uno sta scappando. O meglio, cioè, sta andando indietro. Cosa facciamo? No, sicuramente tu puoi lanciare un altro flare. Qui. Dov'è? Ah, è qua dietro. Continuiamo a sparargli? Non ho niente di incendiario o robe così, quindi... proviamo a aspettare un altro turno. Se si avvicina gli sparo... ok. Honey sta sparando alla macchina. Ok, bravo, colpo di reazione. Vai Honey, non la macchina per favore. Non distruggermi la macchina che l'ho appena fatta verniciare. Ce n'è uno qua e uno qua. Sono ancora abbastanza lontani. Non credo di averlo colpito. Ok, lo snap è troppo lontano. Questo sarebbe buono, ma sono troppo lontani lo stesso. Proviamo a continuare. Tanto comunque è un allenamento sta roba. Mi ha fatto danno? Zero. Colpito. Munizioni. Premo R per ricaricare e aspettiamo. Aia. Arriva. Sono più di due. Ok, adesso ne abbiamo uno molto vicino, quindi mi sa che in questo turno dobbiamo ucciderlo. Se ce la facciamo. Cosa ho colpito? Ho mancato con uno e colpito con uno, zero danni. No. Zero danni. Non riesco a fargli neanche un danno. Proviamo di nuovo con questa. Vai Honey, sei in tutti noi. E c'è un altro vicino. Sì, adesso ce ne andiamo via. Mancato con tutti i colpi. Bene, addio. Ok, abbiamo guadagnato un po' di roba. Comunque un bel po' di forza per Honey. Di accuratezza tiro, molto bene per Honey che ha cominciato a sparare a manetta. Di reazione, molto interessante perché ha fatto un po' di colpi di reazione. Salute, qualcosina, vigore e unità di tempo. Qualcosina abbiamo fatto. Missione persa, diciamo, dal punto di vista... punteggio zero in realtà. Comunque ce l'abbiamo fatta a sopravvivere e torniamo pure indietro a casa sapendo che esistono i Reaper. Tra l'altro, altra cosa, avendo fatto... l'aggiornamento alla 09 adesso non c'è più la come si chiama la ricerca che era sbagliata prima, insomma ci sono solo le ricerche normali, quindi torniamo pure indietro e vediamo di aspettare qualcos'altro. Vediamo pure come state voi. Voi non siete neanche feriti o cosa, soldati scelti. Potrei farvi fare un giro di allenamento, magari mettiamo qualcun altro, che dite? Non avete ancora fatto granché di azione, quindi lasciamovi su ancora un attimo, vediamo se arriva qualche novità. Ok, abbiamo un sospetto identificato ad Hiroshima. Ok, quindi pronti a intercettare con la Namaskar. Andiamo pure qua, arresto culto, dobbiamo arrestare i cultisti.
Vediamo se ci arriviamo di giorno. Sembrerebbe di no, però bisogna vedere quanti giorni ci mettiamo. Arriviamo di giorno? Sa che arriviamo giusti giusti di giorno. Giusto per conferma, facciamo così, mettiamo che andiamo qua. Così abbiamo il tempo di aspettare il giorno. Ok, e da qua seleziono un nuovo obiettivo, andiamo qua. Che culto è? Il Black Lotus. Questo è un nuovo culto che conosciamo. Vediamo di che cosa si tratta. Ok, abbiamo l'agente Schiaffi e Alexander Bjornsson, tutti e due. Tu hai una scarsissima accuratezza al fuoco, tu sei ancora già buono. Quindi tu ti prendi. Facciamo che tu ti prendi il kit da pistola, tu ti prendi il kit da fucile. Però senza sta roba qua. Dovrei fare il kit col taser. Questo fucile è un po' troppo. Allora, togliamo questo fucile. Questo va bene. Questo va bene, ci mettiamo queste due, creiamo un nuovo assetto. Andiamo di beretta. Così? Allora, sicuramente questo può essere il. Lo salviamo. Abbiamo 20 slot. Questo lo salviamo come. Taser, come. Sì, non letale. Ok, tu prendi la stessa roba non letale. Perfetto, e avete ancora qualche slot, quindi tu puoi prenderti i painkiller. Li mettiamo di qua. Tu puoi prenderti i painkiller e lo stimolante. Potrebbe essere anche solo così. Oh, avete la baretta già per fare danni, quindi direi che va bene come inizio e vada con la missione. C'è una statua, bello. Vediamo qua dentro, cominciamo ad andare qua in fondo. Ok, non c'è nessuno di qua, ma non mi fido tanto. Intanto tu vai qua. Tu fai il giro qui. Porte che si aprono in continuazione. E vediamo di capire questi Black Lotus dove arrivano. Abbiamo porte qua vicino che si aprono, non credo. Quindi tu vai qua. Questo è un manichino. Quindi non conta come nemico. Continuiamo ad andare in fondo. Quanto grande è la mappa? Ok, è piccolina la mappa. Ah, ok. C'è bellissima questa mappa con Space Invader qua. Quindi siamo dentro un locale con le birre da questa parte. Bello, bello. C'è nessuno di qua? Porte aperte, non ne vedo ancora. Tanto stai qui. C'era la possibilità di chiudere la porta in qualche maniera, però non so come si faccia. Ok, proviamo a entrare qua. Ah, c'è il piano di sopra. Ok, un locale con un piano di sopra che dà sul piano di sotto. Qua c'è un altro bar, un po' di sedie. Tu continua a fare il giro qua dietro. Ok, ancora niente. Non vedo porte aperte da nessuna parte, quindi mi sa che sono in quest'area qua. Unità di tempo insufficienti. E niente, vi tocca star fermi un attimo. Oh, li ho visti. Ok, sono qui. Quindi tu devi tornare giù. Ok. Sei saltato per fuori, ti sei fatto male? Eh sì, no. Salute è ancora a 30. Energia è un po' bassa perché stai andando tanto in giro. Qua c'è un bagno. Ok, fermo qua. Tu entra qua dentro. Ok, ah, è una macelleria questa. Vieni qua. Uccidetemi, non uccidetemi. Continuiamo ad andare un po' avanti. Qua c'è
c'è un altro negozio. Ok, tu prova a entrare qua dentro. Ok, è il negozio di alimenti, eccetera, eccetera. Quindi qua non c'è nessuno. Direi che questo edificio è sicuro. Quindi torniamo di fuori. C'è ancora un sacco di... c'è ancora un bel po' di gente che va e viene. Proviamo ad andare qui. Ok, qua ci sono le scale per andare di sopra, dove sicuramente sono qua. Potrei fare il giro da quella parte? Potrei fare il giro... come faccio a entrare qua? Questa è una scala che va sopra, ma poi si blocca qua. Potrei andare qua sopra, ma la stessa roba. No, quindi devo andare qua. Ok, e tu... vieni qui? Ok. Sa che scendono tra poco. Qua non mi mostra niente di nuovo. Ok, eccola qua, una delle porte. Questa è chiusa. Eccolo. L'ho visto. Ok, abbiamo il nostro primo Black Lotus, che a quanto pare ha una cosa elettrica e ha, come potete vedere, vestiti molto particolari. Vediamo di tirarlo giù. Quanto spendo a sparare? 16, quindi ho il tempo di sparargli e andare via. Sperando che non muoia prima. Quanto devo essere vicino? Fin qua. È rischioso. Rischiamo un colpo? No, non posso rischiare un colpo. È uguale se io sparo con la mira o senza, quindi... ok, l'ho messo sanguinante. Possiamo curarlo. Possiamo curarlo. Per cercare di interrogarlo in seguito. Ah, 3 ferite, wow. Come non detto. Black Lotus Follower. Quindi un seguace. Questa porta è chiusa e non posso passarci in questo momento, quindi stiamo a guardia da questa parte. Tu devi ricaricare questa. Tu cominci a entrare qua dentro. E tu fai il giro di qua. Probabilmente lui muore. No, è ancora vivo. Quante porte, ragazzi. Devo trovare il modo per chiudere le porte dietro di me, perché sono un casino. Ok, qua sotto è tutto libero. Quindi o sono di, cioè sono di sopra per forza. Possono essere da questa parte, se non sono di sopra. Ok, tu stai qua così. Tu vieni qua così. Probabilmente quello morirà dissanguato tra poco. Aspettiamo ancora un turno e vediamo di andare di sopra. Andiamo? Rischioso. Siamo ancora vivi. Ok, allora vediamo di entrare
qui dentro. Questa è chiusa, questa è chiusa, quindi è andato di qua. E tu lo segui. Tu vai fino a qua. Così almeno fin qua ci arriviamo. Tu lo segui fin qua. Così adesso vediamo se è andato avanti o di sopra. Allora, tu vai qua. C'è la porta aperta lì. Eccolo. Coltelli da lancio e un tonfa, un manganello. Ho preso la porta. Preso. Ok, non gli ho fatto niente però. Ok, è addormentato. Hai per ricaricare? No. Allora, fermi qua. Sperando che non si svegli. Non è ancora finito, ovviamente. Allora, tu rimani qua a fargli la guardia. E tu vai di sopra? Chi c'è? C'è qualcuno al piano di sopra. Dove sei? Qua. Tu hai una mazza e ancora quello. Dove sei? Non vedo però, sei all'ombra. Vieni qua, speriamo bene. Ok, non mi ha visto. Sei ancora su? Mi sa che è scappato dall'altra parte. Che è scappato di qua. Urca, quello è un coltello. E questo mi sta sparando da qui. Ottimo colpo d'incontro. Allora, tu hai beccato un coltello, se non sbaglio. No, nessuno dei due si è fatto male. Bene. Allora, se tu vieni qua. Ah, ok, questo è quello con i coltelli. Siamo troppo vicini. Una casella più indietro. Adesso unità di tempo sufficienti. E l'altro è là sotto, ok. Niente. Ancora niente. Niente, aia. Au. Questo era un coltello che mi sono buttato in faccia. Questo coltello ha fatto male, un pochino. Allora, tu... Me lo addormenti, perfetto. Ed è anche con una ferita, perché si è beccato la cosa in faccia. Tu metti giù questo, metti su questa. Vieni qua. E cura il tuo compagno. Perfetto. Facciamo un cambio. Ce n'è uno sul tetto o sotto? No, sotto mi sa. Sì, perché l'ho visto da qua. Ok, dobbiamo comunque rimanere a sorvegliare questi. Chi è che sta peggio? In questo momento l'agente Schiaffi. Quindi l'agente Schiaffi rimane qua. E tu tra l'altro devi ricaricare. E tu vieni giù. E far tutto il giro, vieni fino a... qua. Siamo già al turno 22. Ok, l'ho visto. A lui gli spariamo perché lui c'ha la pistola, giusto? Cioè. Ed è anche ferito. Ok, ucciso. Ce l'abbiamo fatta. Uccisi 3, recuperato 1. 7 in vigore per l'agente Schiaffi che si è beccato una bella coltellata in faccia, un po' di forza,
un po' di accuratezza del tiro. Alexander ha fatto un bel po' di tiri, devo dire, da lontano. E questa è la roba che abbiamo recuperato, di cui possiamo vendere. E questa roba mi serve. No, non vediamo niente che magari... A parte che abbiamo un po' di soldi che possiamo vendere. E abbiamo anche catturato uno. Quindi vendiamo questi e torniamo pure a casa. Ok, missione compiuta. Che fatica, ragazzi. Che fatica. Intanto vediamo di tornare a casa, allora. Abbiamo un lunatico pericoloso in Guatemala. Ci sono anche queste cose. La macchina 2 è pronta? Tra l'altro dobbiamo trovare un nome per la macchina 2 anche. È pronta con Honey e lui. Ci portiamo dietro il tonfa, queste cose qua. Il macete non ancora. No, non portiamoci ancora niente dietro. Di nuovo. Andiamo a intercettare allora con la public car numero 2, Madman Rampage. Vediamo che cosa succede da quelle parti. Abbiamo un UFO molto piccolo e alto. Come base, quanto costa? Con 1.200.000, quanto costa costruire un altro hangar? 200.000. Facciamo un altro hangar qua. Che così possiamo avere tre macchine alla volta. Sto pensando se costruire qualcos'altro, ma per adesso direi che siamo a posto. C'è un UFO che è atterrato, ma noi siamo ancora di ritorno con quell'altro, quindi in questo momento non possiamo farci niente. Un sospetto a Barcellona. Siamo più veloci della notte? No, dovevo fare un'altra missione di notte. E facciamo un'altra missione di notte allora. Madman Rampage. Voi avete già l'equipaggiamento giusto. Tu hai fatto un sacco di forza e anche tu. Quindi tu potresti prenderti anche painkiller dietro. Per adesso non ti servono, magari più avanti sì. Ok, vediamo di fare del nostro meglio allora. Tanto, visto che quest'area è molto illuminata, venite qua. Tu vieni qua e cominciamo l'esplorazione da questo lato. Come è fatta la mappa? Vediamo. Sì, ci sono diverse case da questa parte. E qua c'è un parco, quindi penso sia abbastanza aperta. Ma intanto iniziamo dalla parte chiusa. Urca! Tanti civili. Facciamo un giro di qua. Ok, qua dentro non ci posso arrivare. Posso però andare al piano di sopra. È altissimo sto posto. Ok, Honey, vieni qua. Questi sono dei civili, perfetto. Questi sono dei civili, sono un dottore e un civile semplice. Questo è abbastanza rischioso, ma... Ok, qua non sembra esserci nient'altro. Eccolo. Ok, c'è uno che sta sparando con una specie di pistolone dall'altra parte della strada. Qua si è aperta una porta. Se io faccio qui. Tu chi sei? Un civile che ha un piccone. Ok. Possiamo lanciare una di queste qua dentro? Ok, possiamo vedere cosa c'è dentro la casa. Qui? Non so, non è da solo. Ok, dentro questa casa qua... Aspetta, tu stai sparando a lui? Quindi forse c'è un poliziotto che ci dà una mano. Tre armi da fuoco diverse. Uno era un Uzi. Quindi è di qua. Tu sei un civile normale. Quindi è di qua. Ok, Honey ritorna in questa parte. Eccolo. È qua. Sta uccidendo gente però. Qua c'è un poliziotto che ci sta dando, ma mi sa. Cos'è quello? È un prete.
Madonna quanta gente. Allora, questo è un prete. Questo è un civile. Ah, c'è un civile con la pistola, ok. Questa è la dottoressa. Cosa ci fa un prete qua in mezzo? È qua comunque, sì. Non uccidetemi il prete, per favore. Stanno sparando a lui comunque. Sì, stanno cercando di ucciderlo. Quindi mi danno una mano anche. C'è qualcuno che si sta attaccando col piccone. Honey. Qua c'è un civile. Un altro civile che non sta bene. E un... Eccolo. Culto dell'Apocalisse. Ferito con il macete e un Uzi. Honey. Beh, meglio da... Ok, 53%. Non colpire gli altri, per favore. Colpito. Però dobbiamo anche ripararci, quindi torna indietro. Tu ce la fai a colpirlo da qua? No. Potresti metterti qua. Se no, per arrivare qui è un casino. No, stai qua fermo allora. Sparando per terra praticamente. Comunque è qua. Ok. Corpo a corpo a manetta. Honey. Tocca di nuovo a te. Lo stanno menando tutti. A mano, eh. Allora, 8 vuol dire 4 spari da qua. Due su due. No, non è ancora morto. Tu spendi 17, vieni qua. Sarà un colpo di fucile molto interessante. Ottimo. Civili salvati 11. Civili uccisi dagli alieni 2, dai cattivi, e l'abbiamo recuperato vivo. Complimenti a tutti quanti. Honey per le UT, abbiamo, vedete, un po' di gain vari. Complimenti a tutti quanti. Ritorniamo a casa con il macete, un Uzi, era esattamente un Uzi. Painkiller, abbiamo anche un boombox. Un po' di soldi, il diario del maniaco e il maniaco omicida. Vediamo di vendere i soldi. Il resto ce lo teniamo e poi vedremo se vendere il vendibile. Molto bene, direi che per oggi abbiamo anche concluso. Possiamo ancora intercettare questo, dicevamo. Sì, prepariamo un attimo la Namaskar con qualcun altro. Chi è che non ha ancora fatto? Loro due. Julius e i Biki Sans. E direi che anche Honey e Alessandro vedremo di cambiarli appena possibile. Detto questo, ci vediamo al prossimo episodio. Li mandiamo a fare questa missione di arresto di culto e ci vediamo al prossimo episodio. Io sono East Brave, vi ricordo che potete trovare la playlist di questa serie qua sotto in descrizione insieme al link all'episodio 0, scusate, in cui potete iscrivervi e ovviamente c'è anche tutto quanto nella pergamena in alto a destra. Io sono East Brave, grazie ancora per la visione. Namaste.